tra pochi minuti sarà qua con noi Tony Maiello, qua al centro commerciale di Massa e per le telecamere di CamCam Video e per gli amici di Chuck Si Gira. Ringraziamo naturalmente il direttore Federico Lenzi, che già abbiamo avuto modo di intervistare, ma andiamo un po' a vedere i loro fans, i suoi fans, quelli dei VIP, in questo caso di Tony Maiello, che sono qua dalle 2:30 ad aspettarlo, sono quasi le 5. Angelo, seguimi, vieni. Allora, ho dato spazio alla curva sud, adesso vengo alla curva nord. Per quale motivo ti piace tanto Tony? Perché è bravissimo a cantare, poi mi pare, cioè, sembra un bravo ragazzo e è molto simpatico. Canta bene ed è anche una faccia d'angelo. E poi, vediamo un po', perché sei qua oggi? Perché mi piace tanto Tony Maiello, canta benissimo e poi, vabbè, è un bel ragazzo, si sa. E dalla sua immagine sembra proprio un ragazzo semplice. Io l'ho conosciuto di persone, ti posso assicurare che lo è per davvero. Ora non ci resta che aspettare e mi fate un urlo al microfono. Ciao Tony per CamCam Video. 3, 2, 1. Ciao Tony! Ciao! Nel 2008, a cui diciamo sei approdato quasi per caso, ti trovavi a Roma, diciamo così, ti sei reso conto che in un hotel stavano facendo casting per X Factor, ti sei buttato e di lì a poco hai passato tutte le selezioni fino ad arrivare alla Mara Maionchi, che ringraziamo perché ti ha diciamo portato la nostra conoscenza e ha investito in te con un un'oretà, ricordiamolo. Sei arrivato a X Factor, ti sei classificato quarto, sei arrivato fino in fondo all'ultima puntata. E a questo proposito la mia domanda, che cos'è per te l'X Factor? X Factor penso sia qualcosa che comunque cambia a seconda del personaggio, quindi ecco, anche questo può essere X Factor. X Factor anche questo. Speriamo di no, perché altrimenti non l'attore, magari il modello, no, però l'X Factor può essere sia comunque il carisma, sia come una persona scrive le canzoni, qui come sa trasmettere, quindi X Factor è un qualcosa, ecco, X di incognito, che comunque ti fa cogliere dal pubblico qualcosa, devi trasmettere qualcosa, chi siano i brutti. E poi diciamo che tu hai scoperto subito la tua passione per il mondo dello spettacolo fin dall'età di 8 anni, in cui sei salito proprio sul palcoscenico e poi via via sei arrivato ai 16 e hai scoperto che oltre a cantare volevi anche scrivere, comporre, trovare così una tua indicazione artistica. E a questo proposito ci tenevo a farti questa domanda perché è bello capire anche gli ideali, no? A cui poi un artista si può rifare. Se c'è un modello, un artista a cui proprio aspiri? Aspiro, sì. Io ho scoperto anche il mondo della musica tramite Alex Baroni, quindi purtroppo alla sua scomparsa mi sono interessato. Facciamo un applauso ad Alex, che sicuramente ci guarda adesso. Ci guarda, sì, certo. Quindi niente, poi mi sono
veramente indirizzato tramite lui, poi Steve Wonderland, Brian McKnight, poi Mary J. Blige, quindi tutti questi artisti abbastanza internazionali, anche perché lui è stato uno dei primi a portare la R&B e il soul in Italia. Quindi da lì ho scoperto il mondo black, della black music, e poi da lì non ho più smesso, quindi a 18 anni ho fatto i miei primi provini, infatti poi X Factor è stata, ecco, la mia prima esperienza, che mi ha dato modo comunque anche di continuare di andare avanti. Certo, naturalmente i modelli ci sono, però poi ogni artista deve trovare la sua strada, il suo modo di essere artista. Sì. Perché hai fatto gli occhi così a chi? No, mi saltavo. Ah, ti saltavo, certo. A proposito, vi ricordo che il 15 di marzo è stato il compleanno di Tony, ha compiuto 21 anni, buon compleanno in ritardo. Sono sempre ben accetto. E poi, diciamo, visto che il nostro pubblico qua anche oggi e quello che poi ti segue è un pubblico fatto di giovani, giovanissimi, e ricordiamo che il pubblico giovane ha un rapporto particolare con internet, con Facebook, e so che anche per te il rapporto con internet e con Facebook ti ha portato a conoscere chi? Brutto, infatti con Facebook io sono sempre io che scrivo, da Facebook a Netlog, a MySpace, di tutto, non so. E ho conosciuto Brooke, che è questa ragazza che poi ho duettato nel disco, ha fatto questa canzone inglese, scritta tra l'altro da uno degli autori, Chris Brown, quindi abbiamo lavorato con Chapeau di cappello, Chris Brown, certo. Anna, quindi è stata una bella esperienza. Comunque da lì è partito tutto, da Facebook, così ci siamo conosciuti, lei mi ha fatto i complimenti perché guardavo un X Factor da Malta, quindi prima dopo i complimenti, poi abbiamo scritto l'amicizia e da lì è nato il duetto. Che è bellissimo, naturalmente lo trovate all'interno del linguaggio della resa, ecco, vero? Ecco, sì. Ecco, con l'accento sulla O. Ecco. Ecco. E poi una domanda un po' alla Marzullo. Sì. Che domanda ti piacerebbe che ti facessi? Quanta voglia hai di cantare in questo momento? Quanta voglia hai di cantare in questo momento, Tony? Anche subito. Anche subito. Fammi fare due domande e poi ti lascio tutto lo spazio, sì, e naturalmente alle tue fans che sono qui, alcune già anche dalle 2:30, quindi ti seguono. Scusate. Dicono la maggior parte che sei bellissimo, ma anche bravissimo, e che sembri, mi hanno detto, perché non ti conoscevano di persona, ma io le assicurate che è così, perché... No, che sei veramente, sembri una persona... a modo, e su quello meno male, è una persona vera, che penso sia il complimento più bello che ci possa essere per un artista anche, no? E per un uomo. Dicono, sì, che io do questa impressione, sono contento, anche perché sono sempre stato così, dall'inizio, quindi da prima X Factor, dopo X Factor, dopo Sanremo, quindi per fortuna non ci sono stati cambi di umore. E allora noi ti gridiamo a gran voce, non cambiare Tony, ci piaci così, ci piaci!